Via degli Astalli 14A è l'indirizzo che hanno sui documenti migliaia di rifugiati e richiedenti asilo, perché tramite questo indirizzo poi si può presentare la domanda d'asilo in questura e questo indirizzo rimane per un tempo tale che poi i rifugiati ricevono qui le loro comunicazioni, sia diciamo della burocrazia italiana, quindi i documenti necessari, gli esiti degli esami che devono fare, ma anche la posta dai loro paesi d'origine, quindi la morte o la nascita di un familiare, spesso loro la vengono a sapere, la apprendono qui da noi. Ogni giorno il centro Astalli di Roma serve 400 persone con un pasto caldo, una doccia, ma qui si possono ricevere anche consulenze giuridiche o mediche. Il centro Astalli è il servizio dei gesuiti per i rifugiati. Siamo la sede italiana di questa organizzazione della Compagnia di Gesù che è presente in 54 paesi nel mondo. E oggi siamo a Mensa, alla mensa del centro Astalli che è attiva da oltre 30 anni, dal 1981, e offre assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. Noi ci occupiamo di persone che arrivano in Italia perché in fuga da guerre e persecuzioni. Tenere alta l'attenzione su questo problema senza mai dimenticare che l'altro è Cristo, come ha ricordato Francesco il 10 settembre scorso, questa è la loro missione. È stato per noi e per tutto il centro Astalli ovviamente un momento di grande gioia, si è dato con generosità a tutti i rifugiati che l'hanno salutato, abbracciato, è stato veramente un pomeriggio indimenticabile. E dopo aver incontrato, salutato, parlato con i rifugiati, è entrato qui e si è fermato a pregare. E si è fermato a pregare sotto la fuga in Egitto, che insomma, sono i primi rifugiati della storia, diciamo sempre al centro Astalli. Papa Francesco, venendo qui, ha parlato dei rifugiati, ha detto che i rifugiati sono la carne di Cristo.